Oggi voi assisterete ad un evento, diciamo così, un piccolo evento. Vedrete due persone che leggono. Una persona legge con un libro normale, quello che voi utilizzate tutti i giorni. Una persona leggerà con un sistema che si chiama Braille. Il progetto, nato in forma sperimentale, ha ottenuto un buon successo e questo ha determinato l'impegno della Regione Sardegna, che ha inteso promuovere questa iniziativa in tutta Italia e anche in diverse tappe europee. Grazie dell'edda, linnun poikasia. Tiettyjen julkisten virastojen portaat ovat raskaita nousta kaikille muille paitsi urallaan eteneville virkamiehille. Endast vinden och vågornas röster vrålade ut i ryggen. De två älskar. Sullo sfondo azzurro del cielo, del mare e dei monti lontani. Oh, poi c'era da divertirsi. Solo il padrone appariva preoccupato. I suoi genitori lo mandavano da Bilsi, come i Bilsi avevano rimandato al Signore il loro polino. Il fine principale della Regione Sardegna è quello di promuovere l'opera di Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Inoltre, è lui che ha paura dell'uomo e non lo assale mai se non per difendersi. Da giovane come il mio, e poi anche veramente bello di aspetto e grazioso nei suoi giochi innocenti. Il progetto vuole dimostrare che quando un cieco padroneggia il sistema di lettura e scrittura, Braille, è perfettamente in grado di gestire le informazioni culturali esattamente come un vedente. Piccola quanto un pugno. Le bambine piangono e scappano. Non sono io che onoro questo bellissimo incontro della mia presenza, ci mancherebbe, sono io onorato di essere presente qui in una circostanza e per una ragione un po' diversa da quelle che solitamente mi portano a presenziare eventi pubblici. E cioè la ragione della lettura, il piacere, la gioia, la voglia di stare insieme per leggere. E questa iniziativa è tanto più meritevole e tanto più ricca di un dono bellissimo che viene fatto a tutti noi, perché è un'iniziativa che attraverso la lettura, la proposta della lettura, tende a sgretolare quelle barriere che alla fine ci dividono, alla fine ci rendono isolati, ci rendono schiavi e vittime della solitudine. Leggere, sapendo di poter leggere e sapendo di poter fruire della lettura attraverso tanti diversi modi per arrivare allo stesso contenuto, alla parola scritta, è quanto di più prezioso possa essere donato alla umanità intera. Infine due ali scure si aprirono sul pallore della finestra. Era il lucco del giovine re. Adelasia chiuse gli occhi prima che la visione sparisse. Poi io riuscirò a cercarmi e il Signore mi rimanda in conto come la pazza sente la croce. Ma la mia santa ha bisogno di voi. Peccato che non sia un maschio. Ma è il momento di
ancora esasperata dal ricordo, e l'eco nascosta nei macigni le diede ragione. Lui, il nemico. E qui ritorna alla memoria il mercante di legname e carbone. S'era sposato anche lui, ma ogni volta che se ne presentava l'occasione passava sul suo bel cavallino sardo da montagna davanti alla casa di Marla. Voleva farle dispetto o voleva farle la corte? Si invitavano tutti i contadini amici ed essi in poche ore piantavano le vigne. Collaboratori, qui il presidente e il segretario di Evozito, che è il nostro sito www.esaletuna. Sì, mi dispiaceva davvero. Tu ridi? Ti giuro. Negli occhi come tu le hai messo. Con una larga barba grigia rossastra dalle punte attorcigliate. Ecco, i professori Venti. Grazie qui. La nostra serata continua. Sarà qui. Ti invitato qui per avermi coinvolto in questo progetto. Questa volta è la madre a salire l'ignoto calvario. Qui sotto esistono grotte profonde dove si nascondevano i cristiani. E quando l'uomo se ne fu andato senza mai volgere il viso. Ricordo come fosse ieri. Noi andavamo a piedi, più vicini a te. Quando gli operai barbari e sensuali ti chiamavano dalla strada, entravano e là si finiva la baldoria, mentre la moglie aiutava il marito a liberarlo. Donna dal viso marmoreo le rivolse la parola. Fuori sull'argine ebbe la tentazione di recarsi con loro verso casa. Si avvide però che la padrona lo osservava, ai quali stavano tenacemente attigliati. E noi l'abbiamo imparata a memoria, per ripeterla alla nostra regina. Coperta di stracci, raggiunse anche lei a stento pianerottolo e anche lei si fermò guardando in su. Satirmi per gentilezza, e scoprendo che lei gli aveva fatto solo buona, che cosa non può fare? Pensa, se fosse stato in lei, Bianca, sembrava la regina quella di San Luigi disceso. Era buffo avere un buon. Di dover un giorno o l'altro rivelare i suoi peccati a un uomo di Dio non importa. Cervia è stata una tappa molto importante, abbiamo avuto la possibilità di visitare sia pur dall'esterno la casa che Grazia Deledda comprò per le sue vacanze estive. Questi ragazzi un domani saranno insegnanti e si troveranno ad avere a che fare con bambini non vedenti, ipovedenti, ciecosordi. Quindi conoscere già da adesso ed essere introdotti in un nuovo mondo, secondo noi è importante, è un segno di civiltà intanto e comunque anche di presa di coscienza del fatto che nel mondo esistono persone che vivono situazioni e condizioni diverse. Questa è una bella domanda. Facciamo rispondere a Gianni. Come fai a guidare? Questi incontri per noi sono sicuramente vantaggiosi e emozionanti. I ragazzi delle scuole elementari e medie hanno le loro curiosità, e cioè hanno interesse di sapere qual è la vita quotidiana di un cieco, quali sono i suoi hobby e qual è in particolar modo il lavoro che svolgiamo noi ciechi. La scelta della RAS di delegare quali ambasciatori dell'opera di Grazia Deledda ci affascina, ci onora e ci inorgoglisce.
Infatti, per una volta, siamo noi a fornire un servizio alla società, porgendo cultura, nell'arduo tentativo di abbattere lo stereotipo che insinua nell'immaginario collettivo che un'associazione di categoria esista soltanto per richiedere e rivendicare diritti presso le istituzioni. Il progetto vuole anche che si distribuisca gratuitamente un libro della scrittrice a tutte le persone che assistono alla nostra manifestazione. Ad oggi, in oltre 70 tappe di esalettura, abbiamo fatto dono di oltre 12.000 copie rispondendo all'impegno di mettere un libro di Grazia Deledda dentro il maggior numero di case. Infine, vorremmo ambiziosamente che dalla nostra iniziativa partisse un messaggio e un invito valido a tutti i livelli, perché si possa iniziare a pensare, legiferare e agire in termini universalmente inclusivi. Si tratti di istruzione, di lavoro, di mobilità, di autonomia personale, dell'accesso al web, della fruizione della cultura, del tempo libero, della quotidianità in genere.